Molti di noi hanno trovato oggi una piccola ma significativa novità all'avvio del proprio PC con Windows 10. Nella barra delle applicazioni è infatti comparso un piccolo sole. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e nei prossimi minuti vedremo tutte le novità di questo piccolo sole che è apparso nella barra delle applicazioni di Windows 10, se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Iniziamo dicendo che questo piccolo sole che è comparso nella barra delle applicazioni costituisce una nuova funzionalità che Microsoft ha attivato automaticamente a tutti i PC dotati di Windows 10. La caratteristica prende il nome di News and Interest e nelle intenzioni di Microsoft ha lo scopo di facilitare l'accesso alle ultime notizie e agli argomenti di interesse di ogni utente. Era inizialmente attesa come una delle principali, se non l'unica novità veramente rilevante di Windows 10 21 H1, al quale ho dedicato quest'altro video che ti lascio qua sopra, però in corso d'opera Microsoft ha deciso di renderla disponibile anche a tutte le generazioni precedenti. Ben inteso ragazzi, fino adesso abbiamo sempre parlato di icona del sole, però come vediamo in questo momento qua sotto è un'icona che mostra le condizioni meteorologiche attuali. Ad esempio qui nel mio caso l'icona del sole è stata modificata con l'icona di un sole e di una nuvoletta davanti perché il cielo sostanzialmente fuori si sta un po' rabbuiando. Come abbiamo visto, passando con il cursore del mouse su questa icona si espande questo pannellone che contiene un po', diciamo così, il fulcro delle novità di News and Interest. In particolare ci sono una serie di notizie e novità che sono personalizzabili nei temi, ma che di default sostanzialmente mostrano delle notizie di attualità, politica, economia, sport e quant'altro. Possiamo interagire con la maggior parte di queste notizie passando con il cursore del mouse qui sul pulsantone mi piace e a questo punto possiamo cliccare il dito in su appunto per mandare un mi piace oppure esprimere uno stato d'animo oppure un pensiero. Per quanto riguarda le notizie che ci interessano di più, invece possiamo aggiungerle ai segnalibri cliccando su questa icona salva oppure cliccare qui sul pulsante con questi puntini per aprire un menu che ci offre varie possibilità. Le più interessanti sono sicuramente la possibilità di nascondere questa specifica notizia oppure di nascondere l'intera fonte. Tutto questo pannelletto è pensato per essere personalizzabile dall'utente cliccando qui su Gestisci interessi. In questo modo si apre Microsoft Edge anche se abbiamo impostato un altro browser di default e a questo punto possiamo esprimere un po' di preferenze. In particolare qui sulle impostazioni esperienza c'è questa possibilità di scegliere che cosa visualizzare, possiamo ad esempio nascondere la scheda che riguarda il meteo, la finanza oppure lo sport, oppure qui tra i miei interessi possiamo scegliere quali sono le notizie che ci interessano di più. Possiamo aggiungere uno di questi argomenti oppure possiamo digitare qua sotto, ad esempio, il tema che ci interessa, come ad esempio possiamo scegliere computer. Così facendo alleneremo l'algoritmo, lo istruiremo su quali sono i nostri gusti, le nostre preferenze e presumibilmente strada facendo questa funzionalità verrà sempre più personalizzata e quindi ci arriveranno delle notizie sempre più inerenti ai nostri specifici interessi. Per impostazione predefinita qua sotto la posizione meteo, il meteo, l'iconcina del meteo che ci viene mostrata riguarda la posizione corrente, ovvero il computer viene geolocalizzato tra una serie di funzionalità e ci viene mostrata appunto questa icona delle previsioni del meteo della zona corrente. In caso fosse errata oppure in caso non gradissimo di essere geolocalizzati, possiamo cliccare qui sul pulsante altre opzioni, scegliere poi modifica posizione e poi scegliere qua sotto specifica la località, ad esempio per bloccare le previsioni meteo su una specifica città oppure località. Una volta che abbiamo individuato l'area che ci interessa, clicchiamo salva e il gioco è fatto. Da qui in avanti al prossimo aggiornamento verranno appunto visualizzate le previsioni meteo nella zona che abbiamo specificato. Fortunatamente Microsoft ci mette a disposizione una serie di opzioni molto interessanti per questa icona e le sue funzionalità. Nello specifico, cliccandoci sopra con il pulsante destro, possiamo scegliere News and Interest, eccolo qua, e abbiamo una serie di voci di menu. Di default è utilizzato mostra icona e testo che come vediamo ad esempio in questo momento mostra sia l'icona delle previsioni del tempo e un piccolo testo con la temperatura atmosferica, quindi quanti gradi ci sono fuori. In alcune circostanze, ad esempio stamattina c'era molto vento qui da me e ho visto che ci dava anche un avviso relativo al meteo.
Se però questa modalità predefinita occupa troppo spazio, possiamo scegliere di mostrare solo l'icona, ecco che sparisce il testo e quindi rimane visualizzata solamente l'icona con la previsione meteo. L'ultima opzione chiaramente è quella di disattivare del tutto News and Interest, quindi che viene rimossa del tutto l'iconcina dalla barra delle applicazioni e quindi non ce l'abbiamo più tra i piedi. Indipendentemente dal fatto che tu voglia mantenere o meno l'icona di News and Interest nella barra, c'è un comportamento che sono sicuro alla maggior parte di noi non piacerà. In particolare, dopo un istante che abbiamo spostato il cursore su questa icona, viene visualizzato l'intero pannello. Quindi basta, non c'è bisogno di cliccare, non appena ci spostiamo con il cursore sopra compare tutto il pannello. A me fondamentalmente questa cosa non piace nel modo più assoluto. Fortunatamente, di nuovo cliccando sul pulsante destro, poi News and Interest, c'è questo Open on Over, non è ancora stato tradotto correttamente, ma sarà probabilmente apri al passaggio del mouse o qualcosa del genere, che se disattivato fa sì che una soluzione molto più normale non si apra il pannello in automatico quando ci passiamo sopra e ci rimaniamo sopra con il cursore del mouse. Rimane comunque possibile aprirlo quando lo desideriamo facendo un click esplicito, che è secondo me una soluzione molto più intelligente. In queste ore ho pensato parecchio a che senso abbia questa funzionalità, cioè mi spiego meglio. Sicuramente Microsoft ha investito tempo dei propri programmatori e quindi anche ingenti quantità di denaro per sviluppare una funzionalità che sostanzialmente non mi sembra eccessivamente interessante per l'utente o veramente molto più utile che non aprire un qualsiasi altro quotidiano per leggere le ultime notizie. Mi sono quindi chiesto che senso abbia e fondamentalmente credo di aver trovato la spiegazione. In particolare, ogni volta che clicchiamo su una di queste notizie, indipendentemente da quale sia la fonte, il sito che si apre è sempre msn.com. Quindi una volta msn.com era noto come Microsoft Network, è sostanzialmente un portale informativo che è di proprietà di Microsoft. Quindi sostanzialmente, secondo me, questa è una trovata pubblicitaria nascosta da funzionalità dell'utente, ovvero sostanzialmente in questo modo Microsoft sta cercando di catturare l'attenzione dell'utente sottoponendogli costantemente delle novità, soprattutto su argomenti che lo interessano, allo scopo chiaramente di portare l'attenzione di noi utenti su questo sito. Quindi sostanzialmente io mi aspetto che i benefici principali, più che per noi utenti, siano appunto per il gestore di Microsoft Network, msn.com, che si vedrà sicuramente arrivare un volume di traffico sicuramente importante proprio grazie al fatto che questa funzionalità sta venendo attivata progressivamente, ma comunque a tutti i PC del mondo che montano Windows 10. Quindi il volume di persone che cliccheranno su queste notizie sicuramente aumenterà drasticamente, a tutto vantaggio del gestore di MSN, che potrà così mostrare la propria pubblicità. Quindi sostanzialmente questo è il senso dell'operazione. L'altro motivo che probabilmente ha spinto Microsoft a implementare questa funzionalità è che c'è già qualcosa di estremamente simile sulle piattaforme mobile Android e iOS. In particolare siamo tutti abituati a utilizzare il feed, ad esempio quello che ci propone Google Chrome di default, che ci propone le ultime notizie. In questo modo probabilmente Microsoft spera di ricatturare l'attenzione e quindi di nuovo il portafoglio degli utenti, convogliando la loro attenzione sul sito MSN e quindi sui prodotti sponsorizzati dagli inserzionisti paganti. Quindi sperano probabilmente che, avendo a disposizione una funzionalità così immediata, già direttamente incorporata nel computer con la quale magari durante la giornata le persone stanno lavorando, vadano a cliccare su queste notizie per accedere ad MSN e quindi scelgano di non utilizzare il telefono andando sugli inserzionisti di Google e non di MSN per guardare le ultime notizie. Chiaramente un ultimo avviso per quanto riguarda la privacy: ricordiamo sempre che tutte le volte che inviamo un mi piace, specifichiamo un interesse oppure compiamo qualsiasi altra azione di personalizzazione con questi tipi di strumenti, tutti questi dati vengono raccolti dal gestore del servizio, quindi non rimangono sul nostro PC ma vengono raccolti sui server remoti. Quindi questo è sicuramente ottimo, perché così si allena e si addestra l'algoritmo a fornirci dei contenuti sempre più mirati e sempre più interessanti. Però attenzione, dall'altra parte c'è l'aspetto anche privacy. Chiaramente questa personalizzazione si traduce in una profilazione di noi utenti, quindi in buona sostanza Microsoft ad esempio saprà che io sono interessato a Windows, Android, Linux, PC e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, e quindi probabilmente riuscirà quantomeno a bombardarmi con informazioni pubblicitarie sempre più mirate su questi specifici gusti e ad esempio ignorare e non inviare a me tutto quello che riguarda ad esempio i concerti, le manifestazioni sportive e tutto quello che ho indicato. Chiaramente che
non mi interessa. Bene, da DannyDiTurbola.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto per farmelo sapere. Grazie, grazie di cuore se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows, Internet, Linux, Bitcoin, PC e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video. Ciao!